La questione relativa a Heidegger e alla tecnica naturalmente è decisiva. Nell'abbandono lui effettivamente mette a tema per un verso, come è stato ricordato, l'aspetto più desolante e sconvolgente che dà più da meditare, fragwürdig, dice sempre Heidegger, no? Degno di questione, il pensiero da questionare, è il fatto, per un verso, che non c'è più il pensiero, appunto, e per un altro verso che siamo incapaci di reagire rispetto all'apparato tecnocapitalistico dilagante, non siamo in grado di comprenderne la natura né di meditare vie di fuga rispetto ad esso. Heidegger in quel libro, L'abbandono, prima evocato, immagina come possibile via di fuga appunto il lasciare essere le cose, l'abbandono, la sospensione della prassi. Se il mondo tecnocapitalistico è quello in forza del quale l'essente è in balia di una prassi trasformativa continua, quella della tecnica, che riduce tutto, uomini compresi, a fondi disponibili per il fare tecnico, allora Heidegger ipotizza come soluzione l'abbandono, la sospensione del fare, il lasciare essere, unendosi anche al pensiero poetante, poi come in altri testi viene sviluppando l'argomento. Cioè bisogna reagire alla tecnica tramite il pensiero poetante, che più della filosofia è libero dalle pastoie della metafisica come pensiero dell'oblio dell'essere, quindi come calcolo essenzialmente. Ora, io, come si diceva, ho recentemente scritto un volume che si intitola La notte del mondo e che è dedicato proprio al rapporto di Heidegger Marx con il tecnocapitalismo. La critica che io sommessamente muovo al pensiero di Heidegger da questo punto di vista sta nel fatto che si risolve in ultimo in una sorta di estetica dell'inazione, una sorta di soteriologia dell'abbandono che di fatto dispensa l'uomo da ogni possibile prassi politica. L'ultima intervista, uscita postuma peraltro, di Heidegger allo Spiegel diceva: ormai solo un Dio ci può salvare. Che detto da un autore come Heidegger, che in un corso scriveva testualmente che Dio è della medesima essenza dell'aeroplano, testualmente, cioè della tecnica, evidentemente significa non riconoscere alcuna possibile salvezza, di fatto. Per questo io ad Heidegger propongo di contrapporre il modello marxiano della praxis politica, della possibilità di un'azione trasformativa. E ben sapendo che naturalmente la prassi è il problema, ma può anche essere la soluzione. Mi pare che in Heidegger manchi un approfondimento della molteplicità dei significati di prassi. Certo che c'è la prassi tecnica, ma siamo sicuri che ogni prassi sia in quanto tale una prassi tecnocapitalistica e che anche la prassi che mira a rovesciare l'ordine tecnocapitalistico sia già all'interno di quell'ordine della prassi? Queste sono le questioni che sollevo nel mio lavoro. Sicuramente Heidegger comprende benissimo, meglio di Marx, ma anche perché vede le cose, a proposito di nani sulle spalle di giganti. Nel caso di Heidegger abbiamo un gigante sulle spalle di un altro gigante, perché appunto Heidegger si colloca per molti versi sulle spalle di giganti come Hegel, Kant, Marx stesso, Nietzsche. Nietzsche certamente, e poi i greci, no? Platone. Però ecco, al di là di questo, l'aspetto interessante è che Heidegger vede nitidamente la tecnicizzazione completa del mondo in balia del capitale. Ecco, quello che in Marx non era fino in fondo chiaro, e che invece in Heidegger è chiarissimo. Nei recenti Quaderni neri, c'è un passaggio che non può non colpire l'attento analista della contemporaneità, perché Heidegger dice già in quei testi che l'Europa diventa un unico grande ufficio, dice testualmente, un unico grande ufficio. Mi ha colpito assai questa definizione, l'Europa come un unico grande ufficio, perché descrive perfettamente, credo, che cos'è l'Europa oggi, un unico grande ufficio in cui si calcola e non si pensa, si calcola e non si pensa, con tutti gli effetti tragici che Heidegger già metteva in luce. C'è un passaggio che è costato caro in termini di accuse
e di chiacchiere a proposito di termini heideggeriani, un passaggio in cui Heidegger dice testualmente che in fondo le camere a gas e anche i grandi processi dell'agricoltura tecnocapitalistica sono figli della medesima tecnica. Quel passo è stato letto come una minimizzazione rispetto all'orrore delle camere a gas, ma Heidegger non voleva affatto minimizzare l'orrore, voleva semplicemente dire che la tecnica ormai è onnipervasiva, che determina ogni nostro ambito, che non si vede operativa solo nelle camere a gas, ma anche in tutta una serie di altre attività e forse, chissà, avrebbe detto anche nell'operare dell'odierna Unione Europea si vede la stessa tecnica, no? Per inciso, mentre noi facciamo queste conversazioni serali, è notizia di ieri del vice direttore del Corriere della Sera, Federico Fubini, cito, in Grecia ci furono più di 700 bambini morti per via della crisi di austerità in Europa, ma io non lo dissi all'epoca per evitare il risorgere di sovranismi e populismi. Questo era il tema. Appunto, è il calcolo che prevale su tutto, le ragioni della tecnica che prevalgono su ogni altra forma di pensiero e di vita, vorrei dire anche, no? Il paradosso per cui il pareggio di bilancio e le regole del debito vengono prima rispetto alla vita delle persone, rispetto a ogni altra forma di pensiero. Heidegger avrebbe detto sicuramente che è la stessa essenza del nazismo, è la stessa essenza del La nazismo banalità del male. è la stessa essenza dei campi di concentramento bolscevichi, avrebbe detto la stessa identica cosa, delle bombe atomiche, di tutte le tragedie prodotte dalla tecnica capitalistica e non capitalistica nel Novecento. Però è questo il punto. La nostra è un'epoca che continua a non pensare perché condanna i totalitarismi del passato e chiude gli occhi di fronte a quello solo realmente esistente oggi, che è quello del tecnocapitalismo. Mentre noi scendiamo in piazza a fare le manifestazioni contro il fascismo e contro il comunismo, che non ci sono più da un sacco di anni ormai. E intanto il tecnocapitalismo continua indisturbato a mietere le sue vittime. Questo è il paradosso di un'epoca in cui si calcola senza pensare. Io credo che Heidegger abbia avuto tra i tanti anche questo merito di metterci in guardia rispetto agli automatismi del pensiero e rispetto a queste forme di tecnicizzazione. Io ripeto, sono convinto che la via d'uscita rispetto a questo, l'uscita dalla caverna, stia nel recupero della prassi marxiana intesa come, potremmo dire, come progettazione pratica, come organizzazione di una soggettività rivoluzionaria, che oggi, soggettività rivoluzionaria è da intendere, a mio giudizio, se ho ancora un minuto per dirlo, nei termini, lo dico in maniera chiara e inequivocabile, spiegando poi il contenuto, nei termini di un sovranismo populista, che sia democratico, socialista e internazionalista, e subito spiego la questione. Oggi assistiamo per un verso a un'ideologia dominante che è quella del cosmopolitismo, l'ideologia del capitale, no? Cosmopolitismo, distruzione di ogni cultura, di ogni identità, di ogni barriera, deve esserci solo il mondo ridotto a mercato con lo scorrimento, la libera circolazione di merci e persone, da una parte. E dall'altra, evidentemente, come tendenza opposta, c'è quello che viene diffamato come sovranismo. In effetti, il sovranismo può dar luogo a due possibilità, non dimentichiamolo. Può esserci un sovranismo regressivo e autoritario, che si è verificato anche in tempi non lontani nel Novecento, ma può esserci invece un sovranismo emancipativo e democratico. Modello keynesiano e modello democrazia con compromesso fra Stato e mercato. Ed è questo il sovranismo a cui bisogna puntare, un sovranismo democratico, socialista e dico di più internazionalista. Il cosmopolitismo non è l'internazionalismo e l'internazionalismo non è né il cosmopolitismo né il nazionalismo. Il cosmopolitismo e il nazionalismo sono, nella mia analisi, le due facce della medesima medaglia. Il nazionalismo è, potremmo dire, l'istinto di una nazione a porsi come l'unica e quindi a sovrastare le altre, e questa tendenza si compie nel cosmopolitismo, che è di fatto il mondo ridotto alla mercé di un'unica nazione,
la monarchia del dollaro, che è l'unica titolata a esistere, insieme con Israele si intende, le uniche due titolate a esistere che devono sottomettere il mondo intero e chiamano ciò cosmopolitismo. Quindi nazionalismo e cosmopolitismo si rovesciano dialetticamente l'uno nell'altro. Il cosmopolitismo è il nazionalismo compiuto che ha divorato le altre nazioni, proprio come il nazionalismo è, per così dire, la vocazione stessa del cosmopolitismo. Il cosmopolitismo è un imperialismo nazionalista, è l'imperialismo statunitense del mercato che mira a sottomettere chiunque non si sottometta sua sponte. L'altra alternativa, la sola alternativa valida, che non è presente, non è rappresentata purtroppo, è quella di un sovranismo internazionalista. Internazionalismo significa rapporto internationes e quindi presuppone che vi siano le sovranità nazionali e le nazioni e che semplicemente si dia un rapporto di riconoscimento e relazione fra le nazioni, evidentemente. E quindi è il contrario tanto del nazionalismo quanto del cosmopolitismo. Ecco perché il sovranismo deve essere internazionalista e deve essere essenzialmente populista, se per populismo intendiamo che la sovranità deve appartenere al popolo e non alla classe dominante cosmopolitica. Si esercita la sovranità del popolo nei parlamenti e non nei caveau delle banche o nei consigli di amministrazione. Questo è il punto fondamentale. Chiudo con un passaggio, se me lo consentite, che è decisivo per capire questa modesta proposta che faccio del sovranismo populista, internazionalista e socialista e democratico. Questa questione è fondamentale. L'articolo 1 della Costituzione. Con alcuni amici qua presenti, tra cui anche Moreno, ci trovammo in più occasioni a difendere la Costituzione nel dicembre e mesi precedenti del 2016, perché ci era chiaro e ci è tuttora chiaro che vi sia un'inimicizia strutturale fra il capitale globalista dell'Unione Europea e le costituzioni europee. È del tutto evidente questo. Le costituzioni garantiscono diritti sociali, hanno un'impronta keynesiana, quella portoghese addirittura era quasi comunista. È chiaro che questo non è gradito al rapporto di forza dopo l'89 più che mai. Ecco allora che devono riformarle, altra parola della neolingua, riformarle, cioè distruggerle, riscriverle dal punto di vista dell'europeismo, cioè del liberismo dominante. Il primo articolo della Carta Costituzionale italiana recita che la sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita secondo le forme della Costituzione. Ecco, mette insieme sovranità e popolo. Cosa vuol dire? Che la sovranità è nel popolo ed è del popolo. La sovranità non è genericamente la sovranità dello Stato, è la sovranità del popolo. Questo è il punto fondamentale. Però attenzione, perché ci sia la sovranità del popolo nello Stato, occorre ed è condizione imprescindibile che ci sia anche la sovranità dello Stato. Cioè che lo Stato non sia sottomesso a un vincolo esterno per cui le decisioni vengono prese a Bruxelles o a Washington. Ovvero occorre che lo Stato nazionale possa sovranamente decidere delle proprie questioni di economia, di politica, di moneta e che questa sia la base, la sovranità dello Stato nella quale funzioni a pieno regime la sovranità nello Stato del popolo. Questo è il punto fondamentale del sovranismo populista, se vogliamo usare questa categoria, avrebbe detto il pragmatismo americano, abbastanza brutta come definizione da non essere rubata da nessuno forse. Thank you.